campionato mondiale di calcio. Prima di iniziare con le partite andiamo a vedere la classifica dei gironi. Andiamo a vedere le formazioni delle squadre. Ci attende un match tutto da vivere, due squadre pronte a darsi battaglia, a regalare spettacolo, non cambiate canale! Giornata ideale per assistere a un bel match di calcio, speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Con me come sempre c'è Stefano Nava, rimanete con noi ovviamente per seguire le emozioni del match. Squadre in campo per questa sfida valevole per la fase a gironi. Entrambe ci terranno a fare bella figura e ovviamente vorranno portare a casa il massimo risultato. La fase a gironi nasconde sempre mille incognite. Bisogna affrontare queste sfide con la massima concentrazione. Il rischio di rimanere scottati è alto. Speriamo che alla fine la voglia di vincere prevalga sulla paura di perdere e ne esca fuori un match gradevole. Guarda che spiove! Traversa! Dea bendata che ha voltato le spalle su questa conclusione respinta dai legni, potevano portarsi in vantaggio. Sala! Può ricevere la posizione interessante. Gran palla! Ottimo il pallone filtrante! Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. Ha battuto il portiere al termine di una bella azione, molto bella. Gli spazi sa essere devastante, dovevano chiuderlo prima. Resta comunque la bellezza e lo spessore di questo gesto. Azione interessante questa, attenzione. Salah, palla buona per lui. Ci riprova. Interviene e spazza via. Promise. Blind. Occhio, posizione interessante. Opportunità. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Mamma mia, Pier. Guarda, ci sono gol e gol, ma questo è sicuramente uno tra i più belli che abbiamo visto questa stagione. Mamma mia, cosa ho visto. Lucidità, freddezza. Lunga cavalcata per battere il portiere. Fisico, tecnica, spettacolo. Depay. Wijnaldum. Può ricevere la posizione interessante. Bergwijn. Memphis Depay. Veltman. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. Occhio al tocco in mezzo, intervento così così, palla ancora pericolosa. Si è alzata la bandierina dell'assistente, dunque fuori gioco, millimetrico sembrerebbe. Ci vuole preparazione, occhio. Gioco fermo, bandierina dell'assistente alzata, offside, poteva essere un'azione interessante. E l'arbitro dice che può bastare, i primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1-1. Non sta dando il contributo solito alla squadra oggi, almeno finora. Partita davvero indecifrabile la sua, mai nel vivo del gioco, spesso ignorato dai compagni e poco reattivo quelle poche volte che ha avuto palloni giocabili. Così non va.
si riprende a giocare in questo secondo tempo, match valido, lo ricordiamo, per la prima giornata della fase a gironi. I due allenatori avranno dato sicuramente istruzioni alle loro squadre nell'intervallo, come giusto che sia. Vediamo come cambieranno le cose dunque nella ripresa. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. È in buona posizione, non può sbagliare. Palla in area di rigore. Potevano certamente sfruttare meglio questa situazione. Wijnaldum! Applausi per il portiere, che parata! Cross verso il centro dell'area. Ottima parata! Occhio al tiro della bandierina. Risultato che si sblocca quando sembrava ormai sulla parità. Hanno provato a vincerla fino all'ultimo e questo gol premia i loro sforzi. Hanno finalizzato alla grande, una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante della difesa avversaria. Ottimo il calcio d'angolo battuto dalla sinistra, un gol davvero bello. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Finisce qui il match con la bella vittoria degli ospiti che si portano a casa 3 punti pesanti. Vittoria di misura giunta al termine di una partita ben giocata. C'è ancora margine per migliorare, ma l'allenatore può essere soddisfatto nel complesso per come si è mossa la squadra in campo. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. È stato l'eroe di giornata grazie al gol partita arrivato nei minuti finali. Ci ha creduto fino all'ultimo e la sua tenacia è stata ripagata. Andiamo a vedere insieme i dati della partita. Ecco il possesso palla delle squadre. I tiri totali verso la porta. I falli commessi. E infine le valutazioni dei giocatori. Simulazioni delle partite. Risultati e classifica della giornata. Vediamo le principali notizie della giornata. Questa è la classifica dei migliori marcatori della competizione. E questa la classifica dei calciatori, con il maggior numero di passaggi decisivi vincenti. Questa è la situazione dei cartellini. Giocatori diffidati e squalificati.